Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. L'argomento che tratterò in questo video ha un qualcosa di affascinante e misterioso, almeno per quanto mi riguarda, che avvolge ognuno di noi, qualcosa che riguarda tutti e che ci viene celato. Ma se sei un buon osservatore, potresti essere tu stesso ad essere protagonista di una conoscenza che potrebbe essere rivelatrice. Se sei curioso, guarda il video per intero. Poi in seguito dai le tue conclusioni. Ricordiamo che nel passato esistevano vari artisti, ognuno con il suo stile, e la Chiesa, che aveva mani dappertutto, li utilizzava per rappresentare parte del suo dogma. Però non tutti i pittori erano favorevoli alla Chiesa e cercavano di rappresentare dei messaggi occulti nelle loro creazioni. Ricordiamo che molti di questi erano alchimisti, studiosi di astronomia e si incontravano in logge segrete. Dissezionavano cadaveri per i loro studi, per l'anatomia del corpo, per poi essere utilizzati per i loro dipinti. In tanti conoscono le splendide opere di Michelangelo Buonarroti, tra cui la creazione di Edamo, che a mio avviso vale la pena comprendere il suo intenso significato. In molti hanno tentato di comprendere il suo significato e io credo che in parte è stato svelato. Come sempre, l'intento del canale è quello di rovesciare la medaglia e svelare il segreto alternativo che si cela in ogni cosa. Qualcuno dice che Michelangelo e tanti altri protagonisti creatori di opere straordinarie siano stati sezionatori di corpi umani. Alcuni avevano espresso la propria volontà di poter essere studiati dopo morti al loro trapasso. Bene, allora si spiega perfettamente come mai Michelangelo, attraverso quest'opera, abbia voluto rappresentare una parte anatomica del nostro corpo in maniera perfetta, rappresentando in maniera pittoresca la spiegazione di un segreto davvero intenso e rivelatore. Molti dicono che questo dipinto non rappresenti la creazione. Il biografo di Michelangelo dice che il dito è un avvertimento alla sua creazione. Sta dicendo all'essere umano un avvertimento che noi non conosciamo. Michelangelo conosceva perfettamente la ghiandola pineale, nella parte centrale del cervello. L'immagine che vedete rappresenta perfettamente cosa Michelangelo voleva esprimere attraverso l'opera della creazione di Adamo, il cervello umano. Che sia stato un sezionatore di corpi o la sua esperienza esoterica, sta di fatto che ha rappresentato il segreto più importante in questa realtà che l'essere umano dovrebbe comprendere. Ogni sezione del dipinto ha un suo preciso significato che va ad identificare una rispettiva area del cervello. Michelangelo mette Dio nella nostra mente. Ma perché Michelangelo mette Dio nella nostra mente? Questa è la domanda che dovremmo porci subito per cercare di dare una certa logica di pensiero che in definitiva si dimostrerà la domanda vincente. Quindi si può rispondere a questa domanda perché in realtà il potere divino è nella nostra mente. Con mente intendiamo l'infinito potere di cui disponiamo se il nostro cervello fosse connesso ad essa e ne avessimo il totale controllo. Il potere divino, o detta così il trono di Dio, è collocato nella mente collettiva che dovrebbe comunicare con noi incessantemente attraverso il cervello, perché è il tramite con cui comprendiamo le cose o meglio gli eventi. Il nostro cervello elabora ciò che la coscienza vuole esprimere, perlomeno così dovrebbe essere. È lo stesso quando usiamo le parole, quindi la voce, per esprimere un pensiero e quindi comunicare. Quindi capiamo l'importanza che il nostro cervello rappresenta in questa realtà. Dobbiamo dire inoltre che Platone ed altri grandi della storia hanno largamente descritto l'antica comunicazione con l'esistenza che avveniva attraverso la mente e non con le parole. Poteva aver benissimo anche voluto rappresentare e quindi elogiare i falsi dèi come creatori del nuovo essere umano, creato ad immagine e somiglianza di Dio. In entrambi i casi,
identifica la zona di controllo per eccellenza con cui manifestiamo gli eventi. Michelangelo, con il suo dipinto, non solo ha espresso di aver compreso il grande segreto dell'uomo, ma anche di sapere benissimo quale potere vive in noi e che comunque compromesso per via della manipolazione genetica. C'è da dire inoltre una cosa molto importante. Nel nostro cervello si trova l'epifisi, ovvero ghiandola pineale, comunemente chiamato terzo occhio, come abbiamo accennato in precedenza. E in quest'organo, situato al centro del nostro cervello, si produce la molecola DMT, la molecola dello spirito, con cui sperimentiamo le fasi esoteriche della nostra vita, sensazioni, visioni, sogni, esperienze astrali, eccetera. Questo organo è stato ed è ancora usato dai signori del controllo del mondo come lo scettro della conoscenza occulta che a noi, comuni mortali, è stato largamente e fortemente danneggiato. Ma perché? Perché loro devono essere gli unici ad avere il controllo ed il sapere delle cose, noi no. Attraverso stratagemmi alimentari, medicinali, scie chimiche, eccetera, hanno danneggiato tale processo di identificazione con l'esistenza che ognuno di noi percepisce malgrado questo schifo di bombardamento a cui siamo esposti. Come potete vedere, l'epifisi era rappresentata anche nell'antico Egitto dall'occhio di Ra, ma in ogni parte del mondo è stato l'oggetto di conoscenza da parte degli ibridi signori del sistema. Anche nel Vaticano vediamo in rappresentanza tale organo come la pigna dello scettro papale, o piazza delle pigne lato Vaticano, ed in tante altre immagini. Concludendo, l'intento di questo video, oltre a quello di identificare l'enigma che dovremmo necessariamente comprendere, è di creare in voi la curiosità necessaria per cercare le risposte alternative che vi libereranno dallo stato di falsità in cui il mondo ne è protagonista. E anche e soprattutto il cercare in tutti i modi possibili di riconquistare la nostra autentica, vera ed unica condizione esistenziale. Come sempre, lascio a voi i commenti. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.